Sabato 14 ottobre 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi ricordo che il numero di telefono per i vostri vocali WhatsApp è il 366-111-2964. È sempre quello, potete usarlo quando volete per mandare i commenti che volete, ad esempio a quello che sta accadendo al calcio italiano. Ed è una notizia, quella delle scommesse, che sta prendendo piede, purtroppo, e che sta coinvolgendo anche sempre più giocatori, perché ieri si è fatto una Mezzareschi della Roma, ma ci sono nel mirino altri scommettitori presunti, ovviamente, presunti. Ne parla anche il Corriere della Sera e lo fa qui al centro, vedete, con scommesse il calcio nel caos, crescono i giocatori sospettati. Corona fa il nome di Zalewski, che però non è indagato. E dunque continuano a uscire i nomi di presunti giocatori coinvolti nella faccenda, nella vicenda. Ne parla anche Repubblica, eccolo qui, il calcio sotto shock. Spalletti, CT dell'Italia che oggi gioca con Malta, dice: chi sbaglia deve pagare. Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, Corona accusa, c'è anche Zalewski. Nelle carte altri 30 nomi, ieri si parlava di 50 nomi in tutto, più tre presidenti di squadre, uno del sud, non so, Corona ne ha dette tante, non si riesce più a stargli dietro. Il Mattino di Napoli, vedete qui in basso, tutto il calcio trema, si allunga l'elenco degli scommettitori, chiamato in causa anche Zalewski, ma lui smentisce, Corona, altri 50 nomi, qui sono 50, e di fatto si faceva prima probabilmente a far sì che Corona ci desse i nomi di chi non scommetteva, in modo da ridurre l'album Panini dei giocatori. La strana atmosfera di Italia-Malta a Bari, Raspadori cerca il gol, perché questa sera l'Italia gioca contro Malta, per l'appunto a Bari, per cercare di ottenere punti importanti per la qualificazione ai campionati europei della prossima estate, al torneo al quale si sono già qualificate ieri sera tre squadre. Tra poco vedremo anche sul Messaggero, il Messaggero di Roma, scommesse, coinvolto Zalewski, lui smentisce, ma trema tutta la Serie A. CT Spalletti dice: chi ha sbagliato pagherà. Andiamo ai quotidiani. Aspetta che c'è un filo qui, non deve stare. Andiamo ai quotidiani sportivi. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport, eccolo qui, vedete, scommesse che incubo. L'inchiesta va avanti, la nazionale va in campo. Zaniolo dice: solo poker, è stato solo poker. E Corona tira in ballo anche la mamma di Zaniolo, che dice: era lei il Deus di questa operazione, eccetera, eccetera. Pure Zalewski, tremano altri 10. Però tutto sommato, insomma, vedete, ci sono Di Marco e Barella che se la ridono nel ritiro della nazionale. Questo è importante. Italia che carica, Spalletti testa libera, chi sbaglia paga, chi sbaglia paghi. Tridente inedito, Berardi, Kane e Raspadori. E poi l'inchiesta sul giro di denaro legato alle scommesse nel nostro paese, affari da capogiro, 25 miliardi il fatturato del gioco illegale con oltre 9.000 piattaforme, e questo è un pochino un problema. Questa era la Gazzetta dello Sport. Andiamo sul Corriere dello Sport, la cui apertura è molto più diretta, e scrive il Corriere dello Sport: tremano. Lo scandalo scommesse sta per investire altri nomi noti. Corona dice: c'è anche Zalewski, ma il polacco non risulta indagato. Il sistema era quello delle app con nickname. Ecco qui alcuni dei protagonisti di questa vicenda. Nel frattempo l'Italia affronta Malta per Euro 2024. Reazioni delle società dilettanti alla denuncia di Zola. Cambierà il regolamento? È una cosa un pochino complessa, io l'ho letta, ma faremo fatica a spiegarvela, quindi se vi interessa la cercate. In ogni caso ci sono alcune cose che cambiano a livello giovanile, questo potrebbe portare dei grossi problemi da un punto di vista economico per le società. Allora Gianfranco Zola dice: una razzia di talenti. Dati sconfortanti, nel frattempo solo il 2% dei ragazzi trova posto in Serie A e per non giocare. Trova posto in Serie A invece, a quanto pare, Aurelio De Laurentiis, che diventa il tutor di Rudy Garcia. Sfumato Conte, il presidente vuole aiutare il francese a risolvere i problemi del Napoli campione. Lunedì la ripresa, Aurelio prepara un altro blitz a Castel Volturno. E dunque De Laurentiis pronto a supportare il tech, e anche a sopportare, visto che ha ricevuto appunto il no di Antonio Conte, che ieri tra l'altro ha parlato al Festival dello Sport, ha detto: quando tornerò
dovranno avere tutti paura di me. Tutto Sport, panico, vedete, con il logo della Serie A. Calcio scommesse, tremano decine di giocatori di società. Nel frattempo a destra avete Luciano Spalletti che comunque cerca di sorridere a Coverciano perché questa sera c'è l'Italia che deve vincere. Allora Tutto Sport dice: l'Italia, almeno tu regalaci una gioia. Nazionale frastornata, ma Spalletti va oltre. Voltiamo pagina, siamo fortissimi. Chiesa non ce la fa e torna a casa. In attacco c'è Moise Kean. Nel frattempo, per quel che riguarda l'inchiesta, vedete, l'esperto dice: partite come slot machine, i segreti nelle chat. Su Zalewski sembra che avesse scommesso su un suo cartellino giallo che poi è arrivato all'ultimo minuto di una partita. E Zaniolo, come sempre, insomma, su una partita nella quale era in panchina e scommetteva direttamente. Anche il Romanista dedica l'apertura a questa vicenda. Eccolo qui, vedete, il Romanista che apre col titolo Palla avvelenata. E poi c'è il calcio giocato, grazie al cielo, come ad esempio quello che in prima pagina mette l'Equipe, che esalta, naturalmente sottolinea, la grande prestazione di Kylian Mbappé, che ieri sera con una doppietta ha permesso alla Francia di battere l'Olanda e di qualificarsi ai campionati europei. Eccolo qui, oui, Kylian. Grandissimi gol, soprattutto il secondo. Il primo nasce da una marcatura leggera, diciamo, non proprio da Vierkovo, ecco, della difesa olandese. Andiamo agli approfondimenti. Allora, Gazzetta dello Sport, naturalmente quella che è stata ribattezzata Scommessopoli, Fagioli pronto a patteggiare con la FIGC e tremano altri 10 giocatori. Proseguono le verifiche sui cellulari di Zaniolo e Tonali, la Juve dice: noi in contatto con la federazione. E infatti la Juventus, insomma, si è subito messa in contatto con appunto con la federazione per dare supporto riguardo alla vicenda. I due fronti, la sanzione penale è una multa irrisoria, ma quella sportiva invece rischia davvero di cambiare per sempre la carriera di questi ragazzi. La procura di Torino ieri ha confermato che Fagioli, Tonali e Zaniolo sono accusati di esercizio abusivo di gioco d'azzardo e scommesse prevista dall'articolo 4 della legge, eccetera. Come sanzione prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda di lire 100.000 lire 1 milione, quindi da lire 100.000 lire 1 milione, quindi l'ammenda verrà pagata in lire, non si sa come, attraverso qualche soldo di quelli. Avete 1.000 lire nel portafoglio? Io ce l'ho, le 1.000 lire in attesa che chissà, magari succeda qualcosa. Comunque, la sanzione prevede appunto il pagamento in lire, proprio perché anche loro pensano che magari un giorno possa succedere qualcosa. E poi c'è il discorso dei rischi, sono quelle delle squalifiche, che possono essere davvero pesanti. Possono arrivare fino a, da 3 anni o anche a 5 nel caso in cui fosse provato che sono state fatte puntate sugli incontri della squadra in cui si gioca, configurando una chiarissima aggravante. Quindi questo è un po' il punto della situazione. Oggi dicevamo che ieri si è parlato anche del coinvolgimento della mamma di Nicolò Zaniolo. Zaniolo che si giustifica, dice: era solo poker, Tonali avvilito, aspetta le procure. Nicolò è già a Birmingham, dice: mai scommesso. Le lacrime di Sandro, domani sarà a Newcastle. Sappiamo che hanno lasciato il ritiro della nazionale. Il Sun nel frattempo cavalca lo scandalo, le società non parlano al momento. Per Nicolò e Sandro è prevista il ritorno in campo con Aston Villa e Newcastle alla ripresa del campionato. Ma su cosa scommetto i calciatori, qual è diciamo la passione, così insomma, a livello ovviamente indicativo giornalisticamente parlando, di questa indagine della Gazzetta dello Sport. Eccolo qui, su cosa scommettono, si interroga la Gazzetta dello Sport. Cartellini, falli, tiri, oggi il calciatore gioca anche sulla sua partita, non solo risultati e gol come in passato, l'offerta è anche nei portali autorizzati e molto ampia sui singoli protagonisti. E ci sono tantissime, sappiamo benissimo insomma che sono tantissime cose sulle quali si può scommettere, davvero alcune anche molto molto particolari. Io vorrei scommettere,
che questa sera l'Italia vince contro Malta, almeno questo è ciò che mi auguro. Italia vince ancora, scrive la Gazzetta, Spalletti va oltre il caos e dice noi forti e consapevoli, ma chi sbaglia deve pagare. Il CT tra la sfida contro Malta e la vicenda scommesse, non si resta incastrati nella situazione, bisogna liberarcene. Questa è la formazione di questa sera con Berardi, Raspadori e Moise Kean in attacco, con Barella, Locatelli e Bonaventura a centrocampo, poi in difesa Darmian e Di Marco esterni, Mancini e Bastoni centrali e Donnarumma in porta, naturalmente contro l'Italia del CT Marcolini. L'Italia del CT Marcolini che dice ci prova, dice vorrei almeno un punto. Eccolo qui Michele Marcolini, allena Malta da dicembre del 2022. Chissà che cosa succederà questa sera. Nel frattempo azzurri isolati e un obiettivo, niente tensioni dopo il caso scommesse. Gravina dice ludopatia è una piaga sociale. Bene, parole pesanti che arrivano dall'alto. Nel frattempo però c'è un'altra cosa che arriva dall'alto ed è un cazzottone che ha coinvolto, eccolo qui, Marco Nasti, che ieri è stato rimandato a casa per un pugno in faccia a Ruggeri, giocatore dell'Atalanta. Nasti colpisce Ruggeri e gli spacca il naso, subito mandato a casa. La punta del Bari contro l'esterno dell'Atalanta dopo un diverbio. Che diavolo sta succedendo nei ritiri delle nazionali? Non lo so, è un grande mistero. Insomma, comunque, pugno duro nei confronti di Nasti. Vabbè. È sabato, perdonatemela. Squadre qualificate e dove trovarle? Le troviamo ieri nelle partite, ad esempio tra Olanda e Francia, con la vittoria della Francia per 2-1 e il Mbappé Show che segna una doppietta, supera Platini e l'Olanda si sveglia troppo tardi e perde, mentre la Francia è già qualificata ed è qualificato anche il Belgio che vince 3-2 sul campo dell'Austria, partita che si è complicata per la squadra belga, doppietta ai Dodi Luke Bacchio, poi gol del romanista di Lukaku che c'entra pure il palo, l'Austria sfiora la rimonta. Vince anche il Portogallo con doppietta tra l'altro di CR7, Portogallo sicuro, batte 3-2 la Slovacchia con Leao in campo per questa partita. E a proposito di Milan c'è Christian Pulisic che parla e chiude definitivamente la questione del braccio. Eccolo qua Christian Pulisic. Pulisic lanciato, Pioli super e niente mani nel gol a Genova. L'ex Chelsea stasera gioca con gli Stati Uniti, dice non ho colpito quel pallone con il braccio, tifosi fantastici, qui sono proprio contento. E poi c'è la notizia che è uscita ieri di una tensione tra il Milan e Krunic per il rinnovo, le parti sono distanti. So che può sembrare una cosa simpaticamente scherzosa, invece è proprio la verità. Krunic si scalda, la Juve nel mirino, ma sul rinnovo è braccio di ferro. Rade tratta con il club, ma c'è distanza, ma il Milan non ha fretta. Per la sfida ai bianconeri, Adri torna in panchina, come ampiamente previsto. Il 33 rossonero, che in estate aveva aperto la corte del Fenerbahce, metterebbe la firma su un contratto da 3 milioni netti, il doppio dello stipendio attuale, mentre il Milan è disposto ad arrivare a circa 2 milioni e mezzo. Nulla che non si possa risolvere continuando a trattare, perché la distanza così non è così ampia, soprattutto perché la scadenza del contratto di Rade 2025 è ancora lontana. Però insomma sappiamo che è meglio tutelarsi proprio per gli assalti delle squadre turche a Rade Krunic, più che squadre turche, cose turche verrebbe da dire. Comunque vabbè, staremo a vedere come questa vicenda evolverà. Questo è tutto per la rassegna stampa di oggi, io vi ringrazio e chiudo augurandovi un buon sabato e una buona domenica. Mi raccomando copritevi perché tra oggi e domani arriva davvero l'autunno. A presto.